Prego, consigliera. Ecco, lo spirito di questa mia interrogazione, io da ex insegnante so perfettamente cosa sono i calendari didattici, ma la mia puntualizzazione era sulle scuole materne. Le scuole materne sono scuole, chiamate adesso materne fino a 2 anni fa, era asilo nido, scuole di infanzia, ecco. Allora, non pone il problema dello stress degli allievi, non pone il problema perché gli allievi, i bambini dai 3 ai 6 anni, frequentano l'asilo e non hanno stress di lezione, nel senso che lo stress, io so che non ci sarebbe, perché se dovessero a casa avrebbero meno stress, ma questo non è possibile, perché è inutile che noi sempre, ogni volta che c'è una riunione, diciamo che per le donne bisogna fare di più, perché socialmente devono essere messe in grado di lavorare. Oggi col minor reddito non si vive più. Quindi le donne, da adesso in poi, lo fanno già da adesso, ma saranno sempre meno le donne che possono permettersi di stare a casa. Allora, se non possono permettersi di stare a casa, non possono neanche permettersi di fare figli, che io non trovo che sia la cosa giusta. Quindi, il comune garantisce un servizio e prendere l'asilo e abbinarlo alla scuola pubblica, cioè alle elementari, alle medie, alle superiori, diventa, lo facciamo, perché io ne sono corrente, non è mica che è tutta qualcosa che non lo so, però bisogna pensare di fare qualcosa di diverso, perché le necessità che ci sono adesso delle donne che vanno a lavorare non c'erano una volta quando ho messo tutto nello stesso calderone, c'erano meno, adesso sono più frequenti, nel senso che le domande di iscrizione e le persone che possono permettersi di stare senza lavorare sono sempre meno, più gli anni passano è più difficile la vita se non si lavora in due. E quindi anche per avere un solo figlio, perché purtroppo dopo ci si costringe alla riduzione delle nascite, io credo che una riflessione, assessore, su quello che può essere almeno la scuola di infanzia, io lo chiamo sempre asilo ma sono vecchia, quindi le scuole di infanzia va bene, deve avere un occhio di riguardo, non solo per riguardo ai bambini, ma per riguardo alle donne che devono andare a lavorare. Le due vacanze del 4 e del 5 febbraio hanno messo moltissime mamme in difficoltà, perché per carnevale e quaresima gli insegnanti forse possono far vacanza, ma chi va a lavorare nelle aziende fa vacanza, nella maniera più assoluta. E quindi è giusto che non ci si lavi solo, sempre, facciamo di tutto e di più per le donne, perché possono permettersi questo servizio che è indispensabile oggi come oggi, e dopo si trovano, e chi ha i nonni, chi ha i nonni e li supplisce, ecco perché anche l'ultima settimana di giugno probabilmente per alcuni non ci sono problemi, ma ce ne sono altre che invece non hanno nessuno, oppure i nonni che lavorano e che magari non possono tenere i nipoti. Quindi o il servizio si fa o non si fa. Inglobare tutto nell'orario scolastico della scuola in generale, credo che per quanto riguarda la scuola di infanzia sia qualcosa di diverso. Grazie. Quindi non mi ritengo soddisfatta e apprezzo comunque il suo spazio.